Iniziamo subito questa quarta lezione. Siamo arrivati già a questa quarta lezione. E praticamente in questa lezione andremo a creare una mappa tematica. Andremo a far compiere a un piccolo aeroplanino degli itinerari, no? Imposteremo la regione di partenza, quindi la base sarà la nostra cartina dell'Italia. E questa cartina quindi avrà come informazione, in questo caso, nel caso di questo progetto, le regioni. E quindi vorremmo far spostare il nostro aereo da una regione all'altra, quindi definendo la regione di partenza, e quindi l'aereo si sposterà inizialmente in questa regione di partenza. Poi andremo a definire i possibili scali che ci possono essere durante tutto il tragitto in altre regioni, e in definitiva andremo a definire la regione di destinazione. E questa quindi sarà una piccola attività su mappe tematiche, e in questo caso riguardante l'Italia. Quindi diciamo che lo sviluppo di un lavoro del genere, siccome sarà possibile, allora vi spiego subito come poi funzionerà la questione. Non vedi più lo schermo? Tutti non vedete più lo schermo? No, è condiviso. Vedete lo schermo? Ok. Prova a ricontrollare, non vedo più. Allora, dicevo, quindi vi dicevo, per quanto riguarda i compiti, sono quattro compiti, quindi potrete scegliere tra questa lezione e la prossima lezione su quale delle due sviluppare il vostro compito. Quindi non abbiate fretta, perché vabbè, chi vorrà farle entrambe sarà libero di farle entrambe, perché magari ho visto che c'è molta partecipazione, quindi se volete fare entrambe le attività, personalizzare entrambe le attività come già state facendo con le prime due assegnate, potete farle entrambe. Però quello che si richiede come compito, come terzo compito, è di scegliere se sviluppare un'attività più simile partendo da questa attività che facciamo oggi, oppure dall'attività che faremo la prossima volta. Quindi, per chi vuole farne solo una, magari aspettate la prossima lezione e poi vedete quale delle due attività vi dà più spunti. Vedo un po' un attimo qui. Più spunti. Bene, allora, quindi i compiti sono quattro. Due sono stati assegnati, la storyline e la linea del tempo. Il terzo compito sarà a scelta. Potrete sviluppare un progetto a scelta tra la lezione di oggi, questa delle mappe, e la lezione della prossima volta, che è un'immagine a collegamenti. Quindi seguitele tutte e due, successivamente vedete quale vi piace di più, quale vi dà più spunti per creare un vostro elaborato. E create un elaborato o sulla prima tematica, queste delle mappe, oppure sulla seconda tematica, che è quella delle immagini. Delle immagini. Allora, abbiamo la storyline, la linea del tempo che abbiamo trattato nella scorsa settimana, e poi un compito a piacere tra quello che è tra l'attività che svolgeremo oggi e l'attività che svolgeremo la prossima volta. Il quarto compito riguarderà la penultima lezione, e lo faremo insieme, perché vi chiederò di cercare una cosa e di portarla a lezione, e quindi contemporaneamente faremo questo codice che sarà uguale per tutti, ma poi voi, portando questa cosa che poi vi dirò, potrete immediatamente personalizzare il vostro progetto, fare il vostro progetto. Sarà una lezione molto artistica, però questa è quella dell'ultimo compito. Quindi le prime due storyline, linea del tempo, il terzo compito a scelta tra mappa o immagine a collegamenti. La mappa la facciamo oggi, l'immagine a collegamenti la vediamo nella prossima lezione. Bene, quindi questo quindi è per quanto riguarda i compiti. Voglio ricordare a tutti che non abbiate fretta, perché la scadenza sarà successiva alla fine del corso. Daremo almeno altre 2-3 settimane fino a dicembre. Possiamo anche prorogare, se avete problemi per quanto riguarda i compiti.
Il corso termina naturalmente il 28, con il 21 precisamente, con l'ultima lezione vera e propria. Poi il 28 faremo una piccola introduzione a Scratch 3, quindi giusto per inquadrare cosa cambia da Scratch 2 a Scratch 3, e poi ci saluteremo, faremo una piccola festicciola il 28, questo è il 28. Quindi c'è tempo per fare i compiti, non vi preoccupate, non abbiate fretta, non siete in ritardo, qualcuno ha scritto anche se un po' in ritardo, non vi preoccupate assolutamente, non siete in ritardo, sono gli altri che sono in anticipo e sono comunque conto il 28, no, il 28 dicembre no, il 28 novembre termina il corso, il 28 dicembre no, sarebbe troppo, no, non vi preoccupate, 28 novembre, non vi preoccupate. Allora, niente, allora, prima di iniziare l'attività di oggi sulle mappe, volevo spiegare anche a voi quello che avevo spiegato a Giorgio riguardante i costumi, no, quando andate a disegnare i costumi, perché Giorgio aveva avuto un problema particolare che può capitare a tutti voi, che è quello che quando andava a diminuire la dimensione del suo sprite, l'immagine si andava via via sfocando e quindi i numeri delle date, in quel caso, nel caso di Giorgio, non erano più leggibili. E quindi io gli ho suggerito un procedimento alternativo, perché su Scratch, quando andiamo a creare un nuovo sprite, possiamo crearlo in due formati, un formato immagine e un formato vettoriale. Allora, se accedete a Scratch, togliamo il gatto che non ci serve, andando sul pennello quindi creiamo questo sprite. Vedete qui, andando a costume adesso, quindi nell'editor immagine, come abbiamo visto nella scorsa lezione, abbiamo qui delle modalità. In questo momento è inserita la modalità bitmap, che è la modalità immagine, quella normale. E praticamente possiamo convertire un lavoro in bitmap normale in formato vettoriale, anche se io non ve lo consiglio. Vi consiglio di lavorare direttamente in vettoriale, perché la qualità è decisamente maggiore e anche se voi andate a fare degli sprite molto molto piccoli, non perderete mai la qualità della vostra immagine. Quindi, per lavorare in formato vettoriale, premete direttamente su Converti in vettoriale. Vedete che cambia anche un po' leggermente cioè l'editor. I comandi passano dall'altro lato e quindi adesso, se io vado a fare le mie linee, sono decisamente più, ecco, faccio una cosa molto astratta per farvi vedere. Così, non so, boh, non so neanche cosa sia, vabbè. È molto più semplice naturalmente andare anche ad incastrare, vedete, si crea come una griglia, quindi posso recuperare tutte le informazioni, questi due tratti li tolgo. E naturalmente, adesso proviamo a mettere la scritta, metto la mia scritta, metto A, B, C, D. La metto nera e se io vado a scalare rendendo molto piccola questo sprite, come vedete, ecco, anche diventando piccolissimo o grandissima, l'immagine non si va a deformare, rimane sempre bella limpida. Mentre vedete, vi faccio vedere cosa succede se adesso io rimango così il mio sprite, vado a convertire in bitmap. Vedete, già abbiamo avuto una piccola sfocatura. Guardate cosa è successo. È successo praticamente che già i tratti sono diventati meno limpidi. Se io andassi adesso a scalare, a rimpicciolire, diventa sempre meno chiaro. Guardate, addirittura alcuni tratti scompaiono della mia forma. E quindi io vi consiglio che quando lavorate su oggetti, in generale, quando disegnate, io vi consiglierei nettamente di utilizzare la modalità vettoriale. Ah, vi faccio vedere anche cosa succede se io faccio la cosa. No, una volta che cliccate, fate il doppio clic, non è più modificabile. Facendo un clic si forma la griglia rettangolare. Poi
poi voi ve lo spostate o ve lo scalate il testo, e una volta che fai il doppio clic e ti scompare il rettangolo, non puoi più fare nulla. Niente, volevo far vedere anche quest'altra cosa. Se adesso io dal formato questo qui immagine tornassi al formato vettoriale, vi faccio vedere che... Provo a zoomare innanzitutto. Zoomo questo. E torno... Ecco qua, torno al vettoriale. Come vedete, anche se sono tornato al vettoriale, non è chiarissimo. Cioè, adesso è vettoriale, però... Diciamo che comunque la qualità è stata persa. Quindi suggerimento, soprattutto quando fate sprite molto piccoli, disegnate sprite molto piccoli, lavorate in modalità vettoriale. Così non perdete dettagli dei vostri sprite. Bene, è chiara questa cosa perché è una cosa che ha tirato fuori Giorgio. Fortunatamente direi, e penso che possa essere veramente utile a tutti. Quindi spero sia chiara. Perfetto. Bene, dopo questa piccola questo piccolo riepilogo di tutto, io direi che possiamo incominciare la nostra lezione. Rinominiamo il nostro progetto. Non so se ve l'ho detto nelle lezioni precedenti. Per rinominare, possiamo rinominare semplicemente scrivendo qui dove c'è until 4 in questo caso, e quindi metto il titolo del progetto: Mappa Tematica Italia. Ok, bene. Avevo inserito sui vari canali del nostro corso. Link è qui direttamente su Skype, ho inserito direttamente il materiale di due oggetti che utilizzeremo in questa lezione. Uno è lo stage e l'altro è lo sprite. Avete tutto scaricato questi due oggetti perché adesso li andiamo ad inserire e incominciamo subito. Perfetto, iniziamo subito. Quindi andiamo innanzitutto a caricare lo stage e quindi apriamo la cartelletta e carichiamo lo stage che vi avevo condiviso un po' dappertutto, che è la cartina geografica dell'Italia, la cartina politica, ecco, con le regioni, perché appunto vogliamo fare questo percorso da regione a regione con il nostro progetto. Per quanto riguarda lo sprite, vado a caricare sempre dalla cartelletta lo sprite che vi avevo inserito, che era un elicottero, un aeroplano. Dove l'ho messo? Sprite. Sprite. Allora avevamo si chiamava eccolo, aereo sprite 2. Eccolo qui. Ve lo carica. Dov'è? Eccolo. Eccolo qui. Allora, come vedete nel mio sprite vi ho rimasto dei codici che corrispondono a delle regioni. Rimaneteli perché ci aiutano a semplificare l'attività. Perché adesso vedremo come crearsi un codice di questo genere e dopo faremo il cuore del programma. Siccome era una cosa molto ripetitiva, questa cosa qui di questi codici qui che vi ho lasciato. Allora, ne ho cancellati 4, precisamente alla regione Sicilia, Puglia, Liguria e Lombardia. E quindi adesso andremo a fare questa operazione solo per queste altre 4 regioni. Nello stesso modo poi si fa con tutte le altre. In questo caso ve le trovate, sono già fatte e l'ho fatto anche per snellire la lezione perché altrimenti avremmo perso tanto tempo a fare una cosa molto ripetitiva per tutte. Ho fatto invece no, il sud ho messo Sicilia e Puglia. Ho bilanciato. Forse manca qualcosa del centro. Manca. Forse avrei dovuto. Avrei dovuto mettere qualcosa. Lazio, roba del genere. Vabbè, non si offendano. Insomma, non si offenda il centro, ecco. Allora andiamo avanti. Allora andiamo avanti. Quindi prepariamo insomma a quello che vogliamo fare. Andiamo a fare i blocchi, questi quattro blocchi per la Sicilia, per
per la Puglia, per la Liguria e per la Lombardia. Cosa dobbiamo fare? Innanzitutto, praticamente questi blocchi a cosa ci servono? Ci servono di volta in volta a muovere il nostro aeroplano. Ossia, quando in ingresso, dopo vedremo cosa sta per ingresso, quando in ingresso riceviamo la scritta Puglia, o Sicilia, o Liguria, o Lombardia, o Lazio e così via, tutte le regioni dell'Italia, praticamente vogliamo che il nostro elicottero vada su quella regione, sulla nostra mappa italiana. E quindi praticamente a questo punto, naturalmente, per fare questa operazione, l'aereo dovrà ricevere un messaggio e, come abbiamo visto anche per le storyline, il blocco che ci fa accadere una determinata cosa a seconda di un messaggio che si riceve è quando ricevo. Quindi, da situazione prendiamo come blocco quando ricevo e inserirò in questo caso la Sicilia. Quando ricevo Sicilia, nuovo messaggio, se non c'è, e scriviamo Sicilia e premo su OK. Allora, quando ricevo Sicilia, voglio che il mio aereo vada esattamente sulla Sicilia. Quindi, per vedere adesso le coordinate, quindi devo andare decisamente a prendere un blocco di movimento e andiamo a prendere un scivola, perché no? Avevo detto anche nella scorsa lezione, ma innanzitutto andiamo a spostarci l'aereo sulla Sicilia per prendere le coordinate. Spostandolo qui, adesso le coordinate nel movimento mi vanno proprio a definire questo punto qui in cui si trova il mio aereo. Quindi, vi avevo detto già nella scorsa lezione la differenza tra vai ad x e y e scivola ad x e y. Se non ve l'ho detta, la ripetiamo comunque. Praticamente, vedete, se io dico vai, no? Sposto il mio aereo adesso e dico vai, doppio clic su vai, in modo immediato l'aereo scompare dal punto precedente e ricompare al punto di arrivo, la Sicilia. Se invece io prendo un blocco di scivolamento e ci metto, posso anche modificare i secondi, mettiamo 2 secondi ad esempio, vedete, il mio aereo definisce dal punto di partenza al punto di arrivo un movimento molto più fluido, che quindi è il movimento che in questo caso mi piace e che mi sta bene e che quindi decido di utilizzare nel mio progetto. È chiara la differenza quindi tra vai a x e y e scivola in un tot di secondi a x e y? Perfetto, quindi in modo semplice togliamo questo vai a x e y e agganciamo a quando ricevo Sicilia questo blocco qui. Bene, ripetiamo la stessa cosa anche per la Puglia. Quindi mi vado a spostare lo sprite sulla Puglia. Come vedete, vengono anche modificate tutte le coordinate qui nella categoria dei movimenti. Vado a prendere la situazione. Quindi, come situazione è sempre la stessa, quando ricevo messaggio, nuovo messaggio Puglia. Cosa succede? Da movimento, come prima, prendiamo uno scivola. Scivola in un secondo da x99 e y-24, che è questa posizione qui, e ne sono sicuro perché prima di prendere questo blocco ho spostato lo sprite qui, quindi si sono aggiornate tutte le coordinate riguardanti i blocchi di movimento. Bene, quindi avete capito, no? Adesso si procede esattamente così per ogni regione e quindi si crea appunto
la base. Quindi continuiamo, lo facciamo per la Liguria. Sposto manualmente il mio aereo in Liguria, prendo da situazione quando ricevo nuovo messaggio Liguria. Cosa succede quando ricevo Liguria? Da movimento scivola in un tot di secondi, 2 secondi, è preferibile perché 1 secondo mi sembra poco. Potete anche mettere poi una variabile, per esempio nei secondi, come ha fatto qualcuno per il primo progetto che abbiamo fatto, quello del gatto e del ragno. Qualcuno aveva messo una variabile anche per il tempo, quindi potete sbizzarrirvi come volete. E quindi scivola in 2 secondi a X e Y. Per capirci, no? Se ve lo faccio vedere così anche andiamo a vedere qualche operatore in più. C'è un operatore numero a caso tra 1 e 10. E quindi se io voglio che questa tempistica sia casuale, lo vado a spostare al posto del tempo e mi vado a dare un intervallo, un range. E quindi praticamente il mio codice, in modo del tutto arbitrario, andrà a scegliere un tempo. Quindi mettiamo 2 e 4, per esempio. E quindi ogni volta che riceverà Liguria, il codice, il programma deciderà quale tempo andare a dare, insomma, tra 2 e 4, e avverrà lo spostamento. Quindi abbiamo fatto questo blocco che è un po' diverso, però abbiamo visto ancora una volta, per chi magari se lo fosse perso, questo operatore che a volte può servire. Bene, qual è l'ultima regione che ci manca? È la Lombardia. La Lombardia. Sposto il mio aereo in Lombardia. Situazione. Quando ricevo nuovo messaggio Lombardia. Cosa succede quando ricevo Lombardia? Nello stesso modo, da movimento, prendiamo 1. Sì, dovevano caricarsi con l'aereo. Non è che le cancellate per caso? Beh, controlla ancora per caso se le metti più qua, perché sono più a destra nello schermo. Agli altri compaiono? Le altre regioni? Ok, quindi erano presenti. Quindi quando ricevo Lombardia, vabbè, sistemiamo sta cosa qui, scivola. Bene, bene, bene. Era sorto questo dubbio. Scivola in 2 secondi. Ok, quindi diciamo che questa è una non le ho, spero di proseguire lo stesso. Guarda, ti conviene quindi adesso segnarti queste 4 regioni, puoi fare tutto il resto del codice se non le hai. Comunque, prova a riaprire, se riprovi ad aprire magari. Sì, sono un po' fuori schermo, sono molto a destra. Sposta le freccette, cioè i cursori. Sì, devi scivolare a destra e non so se magari ti è andato in basso, devi andare anche verso l'alto forse. Vedi un po', dovrebbero essere presenti, se non hai fatto modifiche, dovrebbero essere presenti come sono presenti all'altro, agli altri, ecco. Io le avevo rimaste qui perché quando ho lasciato questa schermata libera per fare poi il cuore del nostro programmino che andremo a fare oggi. Bene, quindi come vedete, in modo comunque vita, per te, se non dovessi avere queste regioni, nella sperimentazione che andremo a fare del progettino, ricordati di utilizzare solo queste 4 regioni. Poi, semmai, potrai riprovare a rimettere questo o a fare nello stesso procedimento con cui abbiamo fatto queste 4 tutte le altre regioni. Io ho evitato perché altrimenti avremmo perso tantissimo tempo a fare tutte le regioni e comunque, come vedete, sono dei blocchi molto, molto, molto semplici.
Quindi, se è chiara questa cosa, io passerei a fare il cuore del nostro programma, perché oggi andiamo ad introdurre anche un'altra serie di comandi che però ho già visto che qualcuno ha utilizzato per quanto riguarda le storyline, credo. Per le storyline qualcuno ha già utilizzato questi comandi, che sono i comandi di domanda e i comandi di risposta, che troviamo nei sensori. Quindi sono questo qua, il chiedi e attendi. E quindi ci permette di far succedere determinate cose facendo comparire qui una barra di testo dove ci sarà possibile digitare una risposta, e se la risposta sarà contenuta, sarà uguale praticamente a uno dei messaggi che abbiamo scritto qui, in questo caso quindi sarà uguale a una delle regioni, andrà ad impostare delle determinate cose che accadranno. Il mio aereo innanzitutto lo porto a un punto di partenza, per esempio io lo inserisco qui, spostandolo dalla mia regione, così rimane fuori. E quindi andiamo adesso a creare il programma, il cuore del nostro, cioè il codice che ci permetterà di comandare l'aereo in tutti i suoi spostamenti. Bene, quando innanzitutto inizia questa animazione, la situazione più utilizzata, e che quindi utilizzeremo anche qui, sarà quando si clicca sulla bandiera verde, e quindi abbiamo questa situazione. Io voglio che quando si clicca sulla bandiera verde, il mio aereo non sia visibile, perché vorrò sempre che l'aereo sia visibile solo nella regione di partenza che andrò a decretare tra poco. Quindi, per nascondere il mio aereo, andiamo ad aspetto e prendiamo un blocco di nascondi che andiamo ad agganciare qui sotto. Adesso, quindi, il primo step è definire la regione di partenza. Quindi andiamo ad introdurre questa domanda. Da sensori prendiamo il blocco chiedi e attendi, e come domanda o come testo o come dicitura, insomma, andiamo ad inserire questa scritta qui. Inserire appunto regione di partenza. Quindi inserire regione di partenza. Naturalmente adesso immaginate che vi comparirà una barra qui di testo, qui in questa zona qui, dove praticamente potrete andare a scrivere con la tastiera e la vostra risposta sarà salvata in una specie di variabile. Vedete qui da sensori c'è questa risposta, che potremmo anche rendere visibile. Mettendo la spunta qui, la risposta potrebbe anche essere visibile qui in alto sullo stage, un po' come una variabile, diciamo. In questo caso non mi serve che sia visibile, quindi la tolgo. Quindi noi andremo ad inserire la risposta, invieremo la risposta sempre da questa barretta, e quindi questa risposta adesso vogliamo che sia inviata a tutto lo sprite, in modo tale da far accadere un qualcosa, da fare interagire la risposta con queste regioni qui. Quindi prendiamo la situazione è quella, invia a tutti il messaggio risposta. Andiamo da sensori, prendiamo questa risposta e lo mettiamo qui al posto di questo messaggio. E quindi il gioco è fatto, almeno per la regione di partenza, perché adesso cosa succede? Che inizia la nostra animazione, quindi ci verrà chiesto inserire regione di partenza. Noi scriveremo la regione di partenza e quindi verrà inviata la regione di partenza, come vogliamo noi, qualunque regione all'intero sprite. Quindi si andrà a vedere il blocco che avrà appunto rinominato con la regione che siamo andati a digitare, ci farà arrivare direttamente alle coordinate praticamente,
E quindi cosa succede ora? Vogliamo che il nostro aereo compari proprio lì dove dovrà partire, alla regione di partenza. Quindi prendiamo da aspetto un mostra. Questi blocchi ci permettono di definire in quale regione dovrà comparire il mio aereo. Tutto ciò succederà quando si preme sulla bandiera verde. Bene, adesso andiamo a fare un'altra domanda, perché oltre la regione di partenza io voglio anche andare ad inserire dei possibili scali in altre regioni che il mio aereo potrà fare. E quindi qual è l'informazione primaria? Innanzitutto voglio andare a chiedere se ci sono o non ci sono gli scali, perché se ci sono li devo andare a definire. Se non ci sono, io posso passare direttamente alla parte finale in cui vado ad inserire la regione di arrivo e il mio aereo va dalla regione di partenza alla regione di arrivo. Quindi andiamo a prendere un'altra domanda da sensore e chiediamo appunto: ci sono scali? E inseriamo anche tra le parentesi tonde le due possibili risposte. Quindi ci sono scali, punto interrogativo, tra parentesi tonda, mettiamo le due possibili risposte, sì o no. Quindi io dovrò rispondere a questa domanda, sempre nella barretta che comparirà, con sì o no. Bene, quindi ora possiamo vedere un po' cosa succede. Premiamo sulla bandiera verde, vedete, vi compare questa barra qui e mi dice inserire regione di partenza. Inseriamo come regione di partenza, io inserisco la Puglia. Quindi, vedete, il mio aereo si sposta direttamente lì. Magari per evitare che la domanda compaia prima, possiamo prendere da controllo un blocco di attendi. E attendi 2 secondi. Lo agganciamo qui tra invia tutti e mostra, in modo tale che l'aereo arrivi prima qui, e il tempo per arrivare qui l'abbiamo definito qui nei blocchi a parte, è di 2 secondi. Quindi metto 2 secondi, poi si mostra e fa la domanda. Proviamo così, metto come partenza la Sicilia, ecco qui. L'aereo è arrivato in Sicilia e adesso mi compare la seconda domanda: ci sono scali, sì o no? Ora dobbiamo andare a vedere cosa succede a seconda di questa risposta. Bene, siete riusciti tutti a fare questa prima parte? Almeno la regione di partenza? Tutto chiaro? Dubbi, perplessità? Perfetto. Bene, adesso praticamente questa domanda ci impone quindi di andare a inserire delle condizioni. Quindi adesso dobbiamo andare a vedere principalmente due condizioni. Quindi due se. Se la risposta è sì, fai una cosa. Se la risposta è no, fai un'altra cosa. Quindi prendiamo da condizioni se, e quindi se la risposta è sì, quindi andiamo a operatore, prendiamo un operatore di uguaglianza, sensore, prendiamo risposta e inseriamo sì. La risposta è sì, dobbiamo andare a inserire gli scali. Innanzitutto dobbiamo andare ad inserire il numero di scali. E poi dobbiamo chiederci in quali regioni avverranno questi scali. Quindi se la risposta è sì, la prima domanda da fare, quindi prendiamo da sensore sempre, chiedi quanti scali ci sono, quindi domanda quanti scali ci sono. E questa risposta sarà naturalmente un numero. E quindi dovremo far
ripetere per un tot di volte la prossima domanda, ossia inserire regione di scalo. Quindi da questa domanda abbiamo il numero. E poi prendiamo un blocco ripeti. Quante volte ripeti il numero appunto di scali? Quindi il numero di scali sarà esattamente la risposta che saremo andati ad inserire a questa domanda. Ripeti risposta. E adesso andiamo quindi ad inserire un'altra domanda che ci permetterà di inserire tutti i vari scali. Se per esempio il numero di scali saranno 3, quindi la prima volta mi chiederà inserire regione di scalo e io la inserirò, il mio aereo andrà in questa regione di scalo perché naturalmente inserendo la regione di scalo, la risposta regione di scalo avremo che verrà inviata questa risposta a tutti i blocchi e come abbiamo visto prima per la partenza e quindi l'aereo si sposta nella prima regione di scalo. Poi si ripete il ciclo e viene inserita la seconda, inviata, e viene inserita anche la terza e inviata. Questo se il numero di scali dovessero essere 3. Quindi facciamo chiedere, lo inseriamo questa domanda nel ripeti, chiedi inserire regione di scalo. E come abbiamo fatto per la partenza, poi invia a tutti risposta. Quindi da controllo, no, da situazione, invia a tutti sensore risposta. Quindi questa operazione qui verrà ripetuta per il totale appunto dei numeri di scali che dovranno essere effettuati. Guardiamo quindi cioè facendo partire il codice cosa succede. Quindi blocco tutto, faccio ripartire, inserire regione di partenza, mettiamo la Lombardia. Siamo arrivati in Lombardia. Ci sono scali, siccome ho programmato solo la versione con il sì, inserisco sì e vado a vedere se funziona tutto. Quanti scali ci sono? Inserirò 3 scali. Inserire regione di scalo. La prima regione di scalo, per esempio, voglio che sia la Liguria. Vedete, non fa differenza, una piccola precisione. Non fa differenza come la scrivete la risposta. Se la scrivete con una lettera maiuscola o una lettera minuscola. Se la scrivete tutto in maiuscolo, mezzo minuscolo. Non fa nessuna differenza, quindi potete scriverla come volete, l'effetto verrà dato comunque. L'importante è che naturalmente le parole abbiano la stessa lettera. Se tipo andassimo a sbagliare una lettera in una delle regioni, non verrebbe riconosciuto il messaggio e quindi non succederebbe niente. Quindi questo era il primo scalo. Ho detto di fare 3 scali, vado adesso in Umbria. E adesso mi farà fare il terzo scalo, vado in Puglia. Come vedete il codice si è bloccato e quindi sono riuscito ad inserire i miei 3 scali. Siete riusciti ad inserire gli scali? Tutto chiaro? Perfetto, perfetto. Ok, quindi allora, ora cosa ci manca? Abbiamo visto cosa succede se la risposta è sì, andiamo a vedere cosa succede se la risposta è no. Quindi la condizione, andiamo da controllo e prendiamo un se. Operatore di uguaglianza, sensore risposta, risposta uguale no.
cosa succede se la risposta è uguale a no? Beh, passiamo direttamente all'ultima parte. Passiamo direttamente alla parte in cui ci viene richiesta la regione di destinazione, viene inviata e il mio aereo si sposta alla regione di destinazione. Quindi domanda, chiedi regione di destinazione, quindi inserisci regione di destinazione e quindi noi inseriremo la regione di destinazione e questa regione verrà passata direttamente. Inviata a tutti i codici, quindi da situazione invia a tutti messaggio, cioè risposta. Attendi, mettiamo un attendi 2 secondi e facciamo dire giusto un piccolo messaggio: sei arrivato a destinazione, per concludere quindi questa animazione nel caso del no. Quindi prendiamo un attendi 2 secondi, che è il tempo che ci impiega il mio aereo a passare da una regione all'altra, e prendiamo da aspetto un dire per un tot di secondi. 2 secondi andranno bene, mettiamo 4, dai, e facciamo dire appunto al nostro aereo se è arrivato a destinazione. Destinazione. Ok. Bene, quindi questo è ciò che succede, però questo è anche ciò che succede dopo che io sono andato ad impostare gli scali. Quindi dopo che io ricevo, se io dovessi ricevere sì, vado a fare questa parte che è quella appunto degli scali, ma subito dopo devo anche fare quest'ultima parte che è quella della destinazione. Quindi praticamente quello che succede nel no, io lo vado a copiare e lo inserisco anche sotto al ripeti contenuto qui nella risposta sì. Quindi mi metto sul blocco quello azzurro del sensore della domanda, faccio duplica, mi si duplicano gli ultimi 4 codici e li vado ad agganciare, mi raccomando, nella condizione se risposta uguale sì al di sotto del ripeti. Quindi qui abbiamo la domanda degli scali, abbiamo la domanda per inserire le regioni di scali. E abbiamo poi la destinazione successivamente dopo aver inserito tutti gli scali. Bene, con questo, una volta arrivato a destinazione, nascondo il mio aereo, aspetto, nascondi e fermo tutto il mio programma. Controllo, ferma tutto. Andiamo a vedere quindi come funziona il nostro programmino e poi vediamo di aggiungere, visto che abbiamo qualche altro, un altro po' di tempo, e diciamo questo era ciò che volevamo fare. Però, dato che abbiamo un altro po' di tempo, cerchiamo di andare a vedere qualche altra casistica, di escludere qualche altra casistica, perché adesso abbiamo visto quando ricevo sì come scalo. Quando ricevo no come risposta, e andiamo a vedere quando dopo andiamo ad aggiungere una cosa che ci potrebbe essere utile qualora dovessimo sbagliare nel digitare le risposte. Nel frattempo vediamo questo programmino come funziona. Quindi inserire regione di partenza, metto la Puglia, il mio aereo compare in Puglia, mi chiede ci sono regioni di scali? Abbiamo visto che per sì funzionava, quindi vedo per no. Mi dice inserire regione di destinazione, quindi il mio aereo va direttamente alla destinazione. Inseriamo Piemonte. Sei arrivato a destinazione e l'aereo scompare. Bene, funziona a tutti? Ci siete su questa parte qui? Perché adesso facciamo qualcosa in più che ci permette di eliminare
alcune casistiche che si potrebbero venire a creare. Ok, adesso andiamo a vedere alcuni problemi che si potrebbero venire a creare. Ok, potremmo avere queste problematiche qui. Alla prima domanda, inserire regione di partenza, potremmo sbagliare. La risposta della mia regione di partenza. E questo farebbe continuare il mio programma, ma non succederebbe nulla perché avrei che appunto il messaggio inviato non mi porterebbe assolutamente a nulla. Quindi posso andare ad introdurre un nuovo blocco. Un nuovo blocco, quindi sì, e quindi praticamente qui sotto vado ad introdurre un se, quindi lo faccio a parte, prendiamo un se, prendo un sensore di uguaglianza, vi faccio vedere come potremmo evitare questa cosa qui. Prendo poi, quindi se risposta è uguale a cosa? La risposta dovrà essere uguale a una di queste regioni. Insomma, a una delle regioni appunto che siamo andati a definire. Quindi se la risposta sarà uguale a, prendiamo un operatore OR. Oh, vedete questo qui. L'operatore possiamo introdurre un O. Quindi risposta uguale al nome delle regioni succede, cioè dobbiamo procedere, altrimenti non possiamo procedere. Quindi qui, allora se. Allora, qua possiamo, dobbiamo fare così. Prendiamolo e lo inseriamo qui, è la mia condizione. Quindi prendo risposta uguale a Sicilia. Duplico. Ho risposta uguale a Puglia. Ho risposta, per esempio qua posso aggiungere un altro O. Cioè, devo fare un blocco di questo genere, è molto lungo. Ve lo faccio vedere, vedete? Quindi dobbiamo fare un blocco di questo genere qui, con tanti O inseriti, e dobbiamo dare tutti i possibili valori di questa risposta. Allora, a questo punto, ora non lo continuiamo, vi faccio vedere giusto come impostare un controllo di questo genere. A questo punto, inserendo tutti questi O, certo, esatto, sì. Possiamo fare in questo modo, però poi la lista come la. Allora, questo è il modo con gli O. Per la lista dovremmo. È una cosa un po' più complicata implementare una lista. C'è anche la possibilità poi di andare a variabili e liste e creare una lista. Condizioni, regioni. E in questo caso potremmo, vedete, si crea questa lista qui. Ok, si crea questa lista qui. Allora, se risposta è uguale a. Sì, possiamo praticamente fare così: inserire qui tutte le regioni, Sicilia, Puglia. Che ne so, tutte le regioni Calabria e via dicendo. Quindi praticamente prendiamo la condizione di uguaglianza, operatore di uguaglianza,
E prendiamo dalla lista elemento, dobbiamo prendere praticamente elemento di elemento 1. Qua praticamente dovremmo fare un ecco, c'è esattamente, ecco, c'è esattamente questo, non serve fare. Se regione contiene risposta, ecco qua. Se prendiamo regione contiene risposta, sensore risposta. Allora, praticamente fai questo. Altrimenti invia un messaggio. Quindi ci conviene più che prendere un se, andare da controllo e prendere un se altrimenti. Quindi, questo è se regione contiene risposta, cosa fai? Praticamente vado a sganciare. Invia a tutti risposta. Altrimenti cosa fai? Dici, puoi dire, prendiamo un blocco di dire di che so, la regione c'è un errore, c'è un errore. Riavviare e poi prendiamo un controllo ferma tutto. Quindi, come diceva, ecco, la lista è forse la cosa migliore perché ci velocizza. Quindi, come fare un controllo di questo genere? Facciamo una lista da variabile lista, creiamo una lista, inseriamo tutte le regioni nella nostra lista. Poi qui c'è questa cosa qui che praticamente ci permette di andare a vedere tutte le parole scritte nella lista e quindi verifichiamo che nella lista sia contenuta la risposta. Se la risposta è contenuta nella lista, allora invia a tutti risposta. Altrimenti di dire c'è un errore e riavviare e fermare tutto il mio script. Quindi nello stesso modo possiamo andare, quindi questa è una prima cosa qui. Quindi questo è utile per quanto riguarda le regioni che sono tante, quindi ci sono tante possibili risposte. Mentre per quanto riguarda il numero di scali, quindi la lista la potete anche continuare poi. Andiamo a vedere cosa ci permette di andare a controllare questa domanda, no? Perché noi esattamente cosa vogliamo per quanto riguarda questa domanda? Vogliamo che la risposta sia un numero. Quindi adesso non mi interessa esattamente quale numero sia, ma l'importante è che sia un numero, perché se vado a scrivere numericamente la risposta, questo mi deve segnare come un errore. Andando a scriverlo numericamente, infatti, non avremo questo blocco di ripetizione. Quindi, cosa faccio? Adesso lavoro con gli operatori. Quindi prendo sempre un controllo se altrimenti. In questa situazione vado a operatori e prendo un operatore di uguaglianza. Quindi adesso prenderò se risposta è uguale all'arrotondamento di risposta, fai tutto questo. Questo ripeti e poi tutta la destinazione. Quindi lo aggancio qui. Altrimenti messaggio dire non è un numero. Riavviare. Bene, ora vi spiego cosa ho fatto. Praticamente adesso io ho chiesto la risposta e quindi ho chiesto quindi il numero di scali. Quindi cosa voglio? Voglio che mi venga inserito un numero, non un numero scritto letteralmente.
E quindi per verificare che quello che sono andato ad inserire è un numero, ho preso una condizione di uguaglianza e ho messo da un membro la risposta e dall'altro l'arrotondamento di risposta. Perché questo? Perché ora vi faccio vedere come funziona questo operatore di arrotondamento. Se io lo prendo singolarmente, faccio l'arrotondamento di 5,5, 5,5. L'arrotondamento di 5,5 è 6, no? E ci siamo. L'arrotondamento di 4 è 4 ed è giusto. Quindi il mio arrotondamento in questo caso cosa mi fa capire? Che se io andassi ad inserire come numero di scale un numero decimale con la virgola, mi darebbe un errore e quindi già mi sta bene perché io non posso avere un numero di regioni con la virgola e quindi già mi sta bene che mi segni un errore. Ma l'altro errore che si potrebbe fare è andare a scrivere il numero letteralmente. E quindi vedete come si comporta questo operatore se io vado a scrivere, ad inserire qui nell'arrotondamento una lettera, una parola, tipo inserisco 4, 4. Innanzitutto non mi farebbe inserire 4, ma al massimo una lettera e neanche. Vedete? Ah, ecco la E, me l'ha fatta inserire. Non so perché, che fa? Boh, vediamo un po'. Comunque, se vado a cliccare l'arrotondamento, guardate, mi dà come arrotondamento 0. Quindi questo operatore, l'operatore di arrotondamento che lavora solo con i numeri, mi dà 0 e quindi questa condizione mi permette di andare a capire che quello che sono andato ad andare in ingresso a quella domanda è un errore. È chiara questa cosa? Sono chiari quindi questi due controlli che siamo andati ad inserire? Ci siete? Perfetto. Questa cosa ricordatela perché la ritroveremo tra qualche lezione. Oggi è stato buono cioè andare a finire in tempo e quindi fare queste altre piccole cose qui, perché questa cosa dell'arrotondamento poi la utilizzeremo in un'altra lezione dove peraltro andremo ad approfondire in modo molto più dettagliato le liste. Quindi non vi preoccupate se adesso, perché la lista onestamente non mi era venuta in mente, perché è una cosa che non è tanto semplice da utilizzare, la trovo un po', come dire, un po' complicata e quindi non la uso molto spesso. Quindi è comunque stato ottimo il suggerimento perché ci permette veramente di velocizzare il controllo su quella prima condizione. Esatto, sì. E quindi, mentre quest'altra cosa dell'arrotondamento è un'altra particolarità che a volte può essere utile, e la ritroveremo in modo molto dettagliato nell'ultima lezione nell'ottava lezione, quindi ce ne vuole ancora. Dove andremo ad affrontare in modo dettagliato le liste e vedremo questa cosa qui che ci servirà molto. Quindi questo è il secondo controllore che possiamo fare sui numeri. Naturalmente adesso possiamo andare a ripetere il controllo delle regioni anche sulla domanda inserisci regione di scalo e inserisci regione di destinazione. Quindi potete tranquillamente andare a ricopiare lo stesso controllo e quindi lo andiamo a copiare questo se, butto tutto il resto, me lo vado ad incollare qui, inserisci regione di scalo perché mi servirà e butto quello di prima, quindi mi fa il controllo delle regioni esattamente come quello per le partenze. E lo faccio anche per quelle di destinazione. Lo inserisco qui, sempre nel sì, nella risposta sì. E
lo inserisco anche nella risposta no, non ci sono scali. Che è successo? Quindi, come vedete, questi controlli li andiamo a sostituire a invia tutti risposte, così che ci sia un controllo. Ora ci resta da non ci resta che fare un'ultima condizione, perché abbiamo quindi messo questi controlli per quanto riguarda le regioni. Per verificare che sia stata scritta correttamente la regione. Abbiamo messo il controllo per verificare che il numero di scali sia effettivamente un numero e non un numero, come dire, un numero intero e non un numero decimale, o che non sia un numero scritto letteralmente, ma un numero digitato. E l'ultima condizione che ci resta da vedere per migliorare il nostro programma è quella, appunto, di andare a vedere se quando c'è questa domanda ci sono scali, io andassi a rispondere con risposte diverse da sì o no. Praticamente in questo caso andiamo a prendere un altro se, lo andiamo ad agganciare sotto a risposta no, qui, quindi tra il nascondi e se risposto oppure no. Prendo un operatore di uguaglianza e cosa faccio? Vado a vedere, quindi se adesso la risposta, ah, non di uguaglianza, di disuguaglianza, operatore di disuguaglianza, prendiamo quindi un non, questo operatore qui, è un operatore di uguaglianza. Quindi mettendo il non e l'operatore di uguaglianza abbiamo un operatore di disuguaglianza. Quindi abbiamo collegato questi due operatori. Quindi in caso in cui la risposta sia diversa, risposta diversa, prendiamo un operatore O e in questo caso prendiamo appunto un altro operatore di uguaglianza, li mettiamo a un membro dell'O e a un membro dell'altro O e inseriamo quindi le due possibili risposte. Sì, quindi risposta uguale a sì e risposta uguale a no. Quindi cosa succede? Praticamente queste condizioni mi dicono c'è un microfono, che succede? Fine lezione. Un microfono aperto. Chi è? Salvatore. Chiudiamolo. Lo chiudo. Okay. Allora, quindi dicevo, tutte queste condizioni messe insieme, cosa mi fanno? Praticamente, se la mia risposta non è uguale a sì o no, praticamente manderò un messaggio. Dirò risposta non presente, riavviare. Risposta non presente, riavviare. E questo è l'ultimo controllo che possiamo fare. A questo punto non possiamo permetterci errori perché siamo andati a vedere tutte le casistiche che si potevano presentare e quindi adesso, qualora dovessimo andare a compiere degli errori, verremmo richiamati praticamente a riavviare il programma e a ripetere tutto. E quindi non rimarremmo in quella attesa infinita, perché altrimenti il mio programma, non sapendo cosa fare, si fermerebbe in esecuzione e non andrebbe più avanti. Invece così, comunque, o nel bene o nel male, siamo arrivati ad una conclusione. È più o meno chiaro, diciamo che abbiamo lavorato, si lavora molto con gli operatori e bisogna sempre ragionare su tutte le possibili condizioni che si possono venire a creare, soprattutto poi andando a scrivere, perché scrivendo in una barra non è tanto come andare a premere un pulsante, ma un minimo errore, una minima cosa può capitare e quindi molto spesso si rimane un po' bloccati.
Bene, quindi come che ve ne pare? Avete chiaro più o meno, comunque idealmente almeno, quello che sono andato a fare? Perfetto, bene, con questo quindi abbiamo concluso questa lezione. Era conclusa già da prima di vedere tutti questi controlli che siamo andati ad inserire, però dato che abbiamo avuto il tempo, abbiamo fatto comunque delle cose che secondo me sono state anche abbastanza interessanti. Esatto, sì, avrete comunque questa registrazione. Bene, quindi con questo si conclude questa lezione. Io lo aggiusterò questo progettino. Mi sistemerò la lista in modo tale da completarlo e lo pubblicherò in galleria. Quindi potrete anche accedere in galleria, aprire il progetto, guardarci dentro e recuperare questa parte qui. E niente, così termina la lezione. Io vi ringrazio per essere stati qui. Ah, vi voglio dire una cosa importantissima, non scappate. La prossima lezione non ci sarà lezione perché è il 31, quindi non potendo farla in altri giorni, dato che comunque il martedì ci sarà la lezione di Sergei e molti di voi comunque partecipano anche al corso di Sergei. Non possiamo recuperare la prossima settimana, quindi io vi do appuntamento direttamente vi dico subito, al 7. Vi do appuntamento al 7 novembre. Quindi, vi aspetto il 7 novembre. E grazie per essere stati qui anche stasera. Buonanotte.